Allora, bene, dunque, siccome che mi ho tagliato le unghie appena adesso, perché erano veramente indecenti e anche bruttissime da vedere, non l'ho fatto in diretta, ho solo aperto il cosino, cioè la scatola, non la scatola, il portatutto dove tengo i miei attrezzi da unghie, non solo. Non sono un estetista, non so nulla, però ogni tanto mi piace farmi le unghie, anche a me, le unghie, sì. E come vedete le devo anche ripulire tutto quanto, non faccio la ricostruzione, non faccio niente, però mi applico lo smalto così normalmente, perché io ho le unghie così naturali come sono, con un mezzo smalto no e un mezzo smalto niente, perché tutto lo smalto si è tutto speccato, adesso praticamente se n'è andato tutto, se n'è andato così senza che io lo rimuovessi, è rimasto solo questo schifo qui che devo rimuovere. E poi ripulisco tutto per bene e rimetto uno smalto rosso, perché lo smalto rosso è bellissimo, mi piace da matti. Quindi ragazzi, scusate se c'è stata qualche interruzione, però era doverosa perché avevo delle unghie veramente pessime. Poi sia per scrivere a computer o per scrivere sul telefonino o per pigiare il rec per le registrazioni del video, appunto, qualsiasi cosa devo fare con le mani. Se ho le unghie troppo lunghe mi dà un fastidio, è un'antipatia allucinante, nel senso che sì, mi dà fastidio tutto là, punto, mi dà fastidio avere le unghie lunghe. Quindi queste sono le mie unghie dal vivo, eccole qua, non so se voi potete percepire che le ho dovute tagliare perché erano veramente eccessivamente brutte e anche schifosissime da vedere. Vabbè, non si dice, però questa è la realtà e le ho dovute tagliare. Allora, fate presente che, aspettate che ve lo faccio vedere già cosa le ho tagliate. Taglia unghie, semplicissimo, taglia unghie che ho qua in questo pack, era mezzo malandato. Questo lo utilizzavano, anzi, sì, lo utilizzano le setiste, ma questo io non lo utilizzo perché non mi interessa, solo per rimuovere lo smalto in eccesso dove si è sporcata l'unghia. Non vado a rimuovere le cuticole perché non mi piace, non mi interessa, non è un'altra, non la cosa, come si può dire? Non la ritrovo una cosa importante rimuovere, a parte che ho provato qualche volta a farla rimuovere dal setista un malecane, a rimuovere la cuticola, non si fa, non lo fate perché è dolorosissimo, almeno secondo la mia personale opinione, anche se so che non me l'avete chiesta, non ve ne può fregare un cazzo, ma scusate ragazze, ma io sentendo dolore a questa cacchio di cuticole non le tolgo perché non mi interessa. Però questa punta qua, questa, la vedete? La utilizzo per rimuovere gli eccessi di smalto da qua sopra, la vedete? Qua. Perché se sbava un po', sborda all'inizio, qua, da qua sopra, non lo so da dove, io non è che faccio chissà che cosa con lo smalto. Lo vado ad applicare, poi se sborda un po' qua, cioè sborda, sbava, lo vado a rimuovere con questa puntina di qua, ecco qua, tutto qua. Mentre invece con quest'altra, idem, se c'è qualcosa da rimuovere sotto le unghie, vado di sporcizia, di robe varie, fa schifo, lo so, ma mi interessa rimuovere la sporcizia che c'è sotto l'unghia, che è quello che ho appena fatto off camera. Poi, per quanto riguarda il tagliare delle unghie, ho utilizzato questa qua, vedete? Questa, che è... Ops, si stava muovendo questo, vabbè. Sì. No, aspettate, perché qua... No, non ci riuscirò mai. Aspettate. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video. Benvenuti in un nuovo video, innanzitutto. Come state? Spero bene. Allora, questo è un altro nuovo video. Vlog oppure che ne so, restiamo un po' insieme. Secondo che non posso ancora fare le live, le devo fare su Instagram. La cosa è poco propensa perché ogni volta che faccio le live poca gente viene o non lo so, ragazze. Vabbè, quelle poche che vengono le fa piacere, però io vorrei più gente. Comunque, piano piano verranno, non lo so ancora. Dunque,
Prurito al naso sopra, non ho capito perché, però vabbè. E voi come state? Io vi ho appena detto, ve l'ho detto come sto? Così. Però me la cavicchio, dai. Nel senso che non sto così male, però potrei essere più felice, anche che non è che la felicità non è mai abbastanza, però mi adatto a come sono. Io vorrei mettere un po' la telecamera del telefono, dell'iPhone, meglio, ma non trovo mai la posizione. Boh, vabbè. Attendete un attimo, allora, io dovrei aver preso da qualche parte, non so dove, ma allora vi porto con me perché a chiudere non mi va. No, aspettate. Aspettate un attimo, torno subito. Allora, era di qua, sì. Scusate se non ho chiuso la registrazione perché questo telefono non mi fa mettere in pausa, quindi vabbè. Allora, prendo il telefono e vi metto in un'altra posizione, se ci riesco. Non è neanche detto. Scusate se vi faccio venire a capogiro, però non ho ancora idea di come mettere il telefono. Dunque. Allora, sperando che rimanga. No, assolutamente non rimane. E se lo metto così? No, non rimane, neanche per parlarne. Scusate per il bordello che sentite mentre sto sistemando il telefono, ma non ho la benché minima idea di come metterlo. Cioè, dico, ci potevo pensare prima a fare questo ambaradan che sto facendo, ma invece no, quindi non lo so, boh. No, non li ho visti o no? Scusate, però vabbè. Ok, sperando che non caschiate. Allora, ho trovato una posizione giusta per questi, per questo videovlog barra chicchericcio. Ho chiamato live, che live non è perché altrimenti avevo già la chat dal vivo, ma siccome che non avendo l'autorizzazione per fare la live da YouTube, mi tocca per forza fare i video vlog barra chicchericci, che non è che fanno impazzire questi video chicchericci a certe persone, ma io non trovo come fare per fare le live. Sì, lo so, molti dicono che devi avere un tot di iscritti, ma non mi interessa avere tot di iscritti, mi interessa che posso piacere alle persone che già sono interessate a vedere i miei video così come sono. E niente, e il resto, chi se ne è ragazza, che vi devo dire. Dunque, nel frattempo io mi sa che mi taglio le unghie in diretta, chi se ne se dicono qualcosa, la gente, perché mi stanno dando un certo fastidio. Se, come si suol dire, mi sentite fare tac tac, è perché sto tagliando le unghie, mi sa che mi conviene stoppare. Dico dopo. Allora, vi ho rimesso come eravate, perché tanto così rimanete, così vi lascio ogni volta che devo fare qualche video, perché sennò non rischio, ogni volta rischio, aiuto, ce la faccio a parlare? Non lo so, rischio che il telefono mi casca e ciao, proprio perché con quello che mi è costato, che l'ho pagato, non lo so io, non voglio farlo cadere accidentalmente. Comunque, questo è il mio tagliaunghie che lo utilizzo solo per le mani, per i piedi preferisco altri tipi di tagliaunghie, ovvero la forbice, boh, la classica forbicina. Questo solamente per le mani, perché mi è utile, perché io non sono né mancina, sono destra, ma anche con la destra mi viene male. Per tagliarmi questa qua utilizzo solamente questa, per tagliarmi questa qua, le mani, le unghie. La forbicina non la utilizzo per le mani, perché non, anni fa la utilizzavo per le mani, all'inizio, mentre adesso utilizzo, come si dice, questo, perché questo mi sono trovata di un bene che non vi dico, già che non mi riesce perché mi storpio tutte le unghie ogni volta che me le taglio, mentre con i piedi, ok, a posto, va benissimo, vedete? Questo è un semplice tagliaunghie, se volete saperlo, vabbè, ce l'avranno anche le estetiste,
Però io voglio farmi tutto a casa perché mi viene meglio così. E niente, questo è quanto. Allora, aspettate che vi metto il caricatore del telefono in carica. Il caricatore, cioè, voglio dire che vi metto il telefono in carica perché è mezzo scarico. Non sia che vi lascio senza il saluto finale, che non mi piace a me lasciarvi in sospeso. No, qua non c'è niente. Allora, via, mi metto da una parte. Aspettate. Tanto qua. Ok. Sì, ho dovuto per forza spostarvi perché non trovavo. Allora, qua devo spegnere la luce, altrimenti. Sì, lo so, è mezzo buio, ma non so altro come fare. Non so come fare per sistemarvi al meglio, se non è che apro la camera, cioè la finestra, ma non ne vale la pena perché oggi c'è un vento che ci si porta via. È esagerata, insomma, poi detto che ci porta via no, però vento ce n'è abbastanza. Non è brutto vento, però scusate, ma ho il moccio, me lo devo levare. E quindi le finestre rimangono così. Ah, mi trovate struccata e tutto quanto perché sono dovuta andare a fare delle commissioni per me molto importanti e quindi richiedeva di essere struccata. Non estetista né nulla di che, però ero di fretta e ho detto: mi ripeti non appena le sopracciglia senza doverle ridefinire, perché tutte le volte mi dà noia per forza rifarmele da capo tutto quanto. Poi non è, cioè io sarò brava a farmi le sopracciglia, ma non bravissima. Devo ancora avere una tecnica giusta, adattare una tecnica giusta per ridefinirmi bene le sopracciglia, perché tutte le volte fanno cagare come me le faccio io. Ecco tutto. E lo sapete bene anche voi, perché lo sapete che è così. Già. E niente, voi come ve la passate in questi giorni? Spero bene. Io mi ho scritto un sacco di cose qui nell'agenda di tutti i video che voglio fare, che farò, ma non lo so quando li farò perché sono tantissimi, ragazzi. Non so manco se riuscirò a fare una X a tutti quelli che ancora non ho fatto. X sarebbe che devo fare, poi mettere la X per dire sì, l'ho fatto, sarà a posto, posso proseguire con l'intrattenimento dei miei video. Vabbè, dettagli. Sì, che poi non trovo dove ho messo questo cavolo di. Eccolo qua. L'ho trovato finalmente. Ah, questo è di gennaio, però che cacchio c'entra? Questo è di gennaio? Ah, ho capito. Perché a gennaio ho fatto un sacco di video sempre riferito. Riferito, scusate. Sempre con l'iPhone, nuovo telefono. Che tra l'altro vi riferisco anche il prezzo, 429 euro. Risegnatevelo pure perché vabbè, lasciamo perdere. Sì, 429 euro di telefono iPhone perché volevo una qualità migliore di quella che ho con la telecamera. Vabbè, la telecamera dà più qualità, dico solo cavolate, però è la verità. E la telecamera questa qui, aspettate che ve la metto bene. E più fa più vabbè, non ho le softbox, non ho un cacchio di ring light, però mi ci trovo bene e anche a fare video con questa va benissimo, solo che non si vede bene quando faccio gli swatch, quando ne farò perché ancora non ho fatto questo tipo di video, però vabbè. O quando mi trucco, oppure quando, perché devo avere le ring light, ma io non voglio di spendere e spandere soldi perché non ho un canale stra conosciuto. Quindi per il momento mi adatto al telefono o anche questa benedetta fotocamera Canon, ma ho anche il cavalletto, ho della buona attrezzatura, tranne che le ring light, che sarebbero quella cosa, quel cerchio lì, sì, già lo sapete qual è, inutile che ve lo spiego, non c'ho bisogno di soffermarmi più di tanto, che praticamente fa tutto, sia il ring light che le luci professionali, quelle fatte a ombrellone per spararvi la luce stile Barbara d'Urso o anche da dietro, no?
Quindi ho deciso di non comprarle perché tanto che me le faccio. Voi direte, ti fai il video più bello, ho capito, sono più professionale, più bla bla bla. Però se posso farne a meno, utilizzare la luce del giorno oppure di sera mi accendo questa o non lo so, mi accendo anche il lampadario che non è la stessa identica cosa. A top, però ragazze, non ci voglio spendere tutto questo gran patrimonio. È vero, se ne trovano a poco prezzo, però mi trovo bene così. Io mi basto così come sono. Anche il mio canale, a chi va bene mi segue lo stesso, a chi no, bye bye. Che si è visto, si è visto. Comunque, prossimo video sarà non lo so, ve lo voglio anticipare lo stesso, anche se non voglio fare spoiler perché mi piace sempre tenermi in sospeso, però stavolta ve lo dico. Vi farò un video su mukbang di nuovo, perché ne ho voglia di mukbang. Non è sempre what can I day, cosa mangio in un giorno, l'ho già fatto. Adesso rifaccio mukbang, non ASMR perché non a tutti può piacere, però mukbang. In versione normale ve la faccio, sì, ve l'ho detto nella Toscana. Va bene lo stesso, via, su via. E poi farò serie TV fiction, perché io guardo molte fiction, anche molti film sul segno del giallo. Ebbene sì. Che non vi faccio tutto lo spoiler, ma molti sono dei pazzi veramente. Criminali, allucinanti e anche spietati. Questi personaggi sul segno del giallo fanno veramente, mamma mia, incombono nella pazzia. È una cosa impressionante. Però a me questi film piacciono da matti. Cioè, fanno un po' di ansia perché vuoi scoprire sempre che ci sta dietro a ogni personaggio che. Uno è innocente, l'altro è la. No, uno è la vittima, l'altro è l'assassino e l'altro ancora è quello innocente che credevano che era colpevole. Parlo di ogni personaggio che sempre dietro ogni personaggio c'è una storia, una specie di indagine di alibi, come si suol dire. Ecco tutto, spero di essermi spiegata. Non so se mi sono spiegata bene, però questo è quanto. Perché a me piacciono molto. Allora, comunque qua dentro vi stavo dicendo, c'è tutti i video che ho in mente di fare, che vi ho scritto e trascritto e spero di riuscire a portare avanti. E spero che anche a voi possano piacere, tra l'altro. Come ho anche video da fare, pulizie, non tutto, ma una buona parte. Comunque, vi racconterò o farò anche un video dove guarderò segreto con voi, il segreto, o anche perché no, una vita. Non vi farò vedere tutto, però mi riprenderò io perché non voglio riprendere la televisione, perché non si sa mai che il copyright possa rompere le bollettinas a me, le scatoline, come si suol dire. Però mi piace farmi vedere io per non far vedere immagini di copyright, come sarebbe a dire la televisione. Quindi io faccio videoblog, mi riprendo mentre sto guardando la TV, anche se non vi racconto tutto, commenterò l'uno con l'altro, cioè come non la stessa i video, cioè scusate, no, la soap, la soap opera, ovvero la TV dove raccontano di segreto e un po' anche di una vita. Il resto vi riprenderò anche quando guardo, mi riprenderò per guardare Beautiful, perché oggi penso che sia di nuovo Beautiful. Ieri stavo pensando di fare una history su Instagram di Stasera Italia quarto grado, no, quarto grado lo danno un altro giorno. Ieri stavano dando non mi ricordo come si chiama. Vabbè, a parte Stasera Italia, Dritto e Rovescio, e poi c'è anche. Come si chiama quel programma di Mario Giordano? Ah, sì! Fuori dal coro, bellissimo! Fuori dal coro mi piace da matti. Poi lui non è solo simpatico, ma sa essere molto.
sintetico, non come altre persone che lasciamo perdere, no comment. Però mi piace molto come lui è preciso. È vero, lo ripete più volte, ma sapete, noi italiani, sappiamo noi italiani come siamo fatti, no? In Italia, non gli italiani stessi, ma gli italiani in generale, riparto, vabbè, a parte la mia stupidaggine che sto dicendo, come si suol dire? Ecco, mi stavo soffermando che volevo dire semplicemente che i nostri politici non sono al massimo. Io stimo tantissimo, stimo tantissimo Matteo Salvini, sì, perché non bisogna stimarlo? Chi è, come si fa a non voler bene a lui? È bravo, è competente e gli altri gli rompono le palle sui social per cose che lui fa bene, sa fare meglio degli altri. E intanto le danno addosso. Ma come cacchio va bene? No comment, lasciamo stare. Non voglio toccare certi argomenti, però è così. Comunque, mi sono molto d'accordo con certe persone che sono dalla parte di Salvini. Poi, per altri politici non ne voglio. Ah, io guardo molto anche Forum, che tra un po' c'è. Penso che ci sia Forum tra poco. Sì, manca poco, se non è che già iniziato con Barbara Palombelli. Però io guardo anche, qualche volta me la guardo, Barbara D'Urso, perché lei è molto trash. Sì, non ditemi che non è trash perché Barbara è trash. Io adoro Barbara. Sì, voi adesso mi chiederete in tanti, non so quanto però. Penso, presumo di sì. Ti piace più D'Urso o Palombelli? Ovviamente tutte e due, però vince più Palombelli. Perché? Perché racconta fatti veramente, realmente accaduti, fatti che oggigiorno nella storia di noi italiani esisteranno davvero. Come il divorzio, come l'aborto, ragazzi, è la verità, come che ne so, la delinquenza e altre cose varie che non sto qua a ribadire, se no veramente lasciamo perdere. Comunque è così, ragazze. Alcune cose le taglierò, ragazze, perché se no qua YouTube mi sega le gambe. Se no le lascio così, sperando che YouTube non mi mangi. Viva! Comunque, ragazze, il mio video è terminato, io vi lascio qua perché altrimenti non se ne può più di tutti questi chiacchiericcio. Comunque, vi ho voluto dire un sacco di cose perché era ora che finalmente facessi un video diverso l'uno dall'altro. Questo era un video un po' più, non tanto ciu, ma era un video più. Vuole dire la propria, non solo la mia opinione, ma dire le cose come stanno in Italia. Già, vabbè, voi direte grazie, lo sappiamo già. Sì, ma io volevo dire la mia opinione, volete sapere la mia anche se non vorrei fare un cazzo. Non è una bella cosa da dire, però è così. Miglioriamo la qualità di tutte le cose che ci sono da migliorare, tipo che cosa? Ma tutto, tutto, perché non se ne può più di questa cosa qua, che ogni volta che si dice una cosa sbagliata o nei social o in TV, ne vogliono fare una questione di stato. Ma basta, dai, non se ne può più. Uno fa uno sbaglio parlando o fa un errore, sì, sbaglio, errore è la stessa cosa. E lo linciano. Oh, datemi una svegliata, non siamo perfetti. Nessuno è perfetto. Chi è perfetto? Guardatemi qua, guardate sto dito. Sì, me lo vorrete spezzare, non mi importa. Però io lo dico lo stesso, lassù il buon Dio è perfetto. Noi non siamo nessuno senza lui, capito? Punto. E non mi soff e non mi Basta, mi fermo qua perché altrimenti la faccio troppo lunga, ma è la verità. Quindi cerchiamo di non piacere a tutti, di cercare di non piacere a tutti, ma di essere noi stessi, come dite voi a me, ma soprattutto di sorridere perché la vita ci sorride se noi sorridiamo. È vero, sì, è scontato, ma lo devo dire. Cerchiamo di essere più uniti tra noi, di non cacciarci l'uno con l'altro, di tutto quanto, insomma, di stare più, di
di aiutarci l'uno con l'altro, non sempre lì da darci addosso. È vero, io adesso ho detto una cosa, ho detto troppe cose che non stanno bene, ma altre che erano la verità. Ma l'ho detto non solo per il video sfogo, perché è anche un video sfogo, l'ho detto anche perché sentivo la necessità di volerlo dire. Ecco tutto. Tutto quanto a posto? No. Ultima cosa e poi vado e faccio altri video, sempre se YouTube non mi segue le gambe, però vabbè. Comunque, altro che dirvi che non mi stancherò mai di dire... Forza ragazze e ragazzi, ce la possiamo fare, tenete duro perché noi fino adesso siamo stati composti, non più di tanto, perché ammetto che anche altre ragazze su YouTube hanno detto la stessa cosa, non tutti sono stati al loro posto, ma qui in Sardegna sì. Io dico, sarà, voi direte, forse sarà per te così, ma altri magari non mettono la mascherina o altri non mettono i guanti. Ragazze, il coronavirus c'è e c'è ancora, ci sarà ancora, chissà per quanto ne avremo. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però è la verità. Mettiamo la mascherina con molta responsabilità, ovviamente non dico lavatevi le mani ogni volta che fate un gesto o altre cose, però siate attenti e tutto quanto, cercate di fare le cose tutto fatte bene. Io non sono granché a dirlo, però cioè, per fortuna c'è una che mi sprona, devo dire la verità. Dietro tutto questo ambaradan che sono io, c'è lei, la grande donna, mia nonna, che mi sprona. Quando non voglio io, ci prova lei a aiutarmi. È vero, a volte lo fa un po' con le cattive, ma non è cattiva come penso io, perché ora non voglio dire male di lei, però... Se una cosa mi vede che non la faccio bene, lei me la corregge, oppure mi dice no, l'hai fatta male, anda e poi me la falla bene, perché va fatta bene. Oppure mi alza le voci finché io non capisco ciò che devo fare, perché o le cose si suol dire le fai bene, o se le fai male, appunto, peggiorerai sempre di più, non andrai da nessuna parte, punto. Ok ragazze, questo è quanto, sono già 18 minuti di video, non modifico nulla ma lo monto solo per sentirsi bene l'audio, perché l'audio è la cosa più importante, altrimenti, come diceva il marito di Clio, sì, se non c'è l'audio, il video è morto, quindi cosa bisogna fare? Sì, aggiustare l'audio, io lo aggiusterò e poi potrò metterlo online, ciao! Un bacio, un bel like se vi va, non siete obbligate a commentare o a condividere, ma se vi va, se vi piace questo canale un po' birbantello e furfantello, iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per ricevere i nuovi video aggiornamento sul trucco e su svariati argomenti. Ciao, un bacio, a presto!